rispettare i tempi. Grazie, sarò molto breve. Io credo che oggi il Presidente Berlusconi abbia rivolto un ulteriore grande atto d'amore verso il partito nel momento in cui ci ha indicato la strada del rinnovamento e ha indicato Angelino Alfano come segretario politico del partito. Angelino, io voglio dirti che nell'estremo nord-est del paese, in Friuli Venezia Giulia, siamo contenti che un terrone come te, che uno di Agrigento, acquisti questo incarico, perché lavoreremo davvero assieme per rafforzare la speranza della nostra comunità. Devo dirti che c'è entusiasmo e c'è speranza nel riprendere un filo comune, che è quello di ridurre le distanze con la nostra gente e con la nostra comunità. Però vorrei che sia chiara una cosa. La crisi internazionale, il momento difficile, ciò che abbiamo detto, non può essere un alibi rispetto alle difficoltà che abbiamo e che sono anche figli di una serie di errori e di comportamenti singoli e collettivi che in questi anni abbiamo sbagliato e che ci hanno di fatto allontanato dalla nostra gente. Dobbiamo recuperare alcuni capisaldi che tu oggi hai con grande determinazione individuato. I nostri valori, che sono diversi da quelli della sinistra, le regole e le sanzioni, non a caso uno degli applausi più forti è scattato quando hai fatto questo riferimento, la serietà e, consentimi di aggiungere, anche il tema della sobrietà, che fa parte oggi delle richieste che la comunità civile chiede a noi politici, oltre alla competenza e alla speranza. Credo che rispetto a questo, e voglio essere molto breve, non ci siano scorciatoie, altrimenti rischiamo di fare come il barone di Munchausen, che per risollevarsi da terra si tirava per i capelli. Con questa speranza dobbiamo rivolgerci alla nostra gente, ai giovani che studiano duro per raggiungere una posizione, a chi oggi combatte per trovare un posto di lavoro e non lo trova, a chi non cerca scorciatoie per il successo ma lo costruisce giorno per giorno. Angelino, il Presidente Berlusconi ha avuto come sempre un'intuizione più veloce di tutti noi. Nel momento in cui ha fatto questo gesto e ha individuato in te la persona con cui costruire un futuro che sarà difficile. Nel mio Friuli c'è una frase, che la dico in friulano e poi te la traduco. Ogni mone a poche il chiaruc di rive iu, che significa che ciascuno è capace di spingere il carretto in discesa. Ci aspettiamo di essere con te a spingerlo nel momento in cui il carretto deve andare in salita. Grazie, senatore De Lillo.